Gentili telespettatori di Rai Sports, buon pomeriggio da Giovanni Poggina, diretta dallo stadio Romeo Galli di Imola per raccontarvi la gara di ritorno dei play-out di Serie C, girone B tra Imolese e Fano. 90 minuti per rimanere tra i professionisti, rossoblù e amaranto si giocano tutto al Galli. Morbido il controllo, Lombardi a destra Cerretti, Lombardi va morbido per Masa, l'area di rigore, Masa la controlla, va sul fondo, il cross a rimorchio, la conclusione di Torrasi Murata da un giocatore dell'Imolese. Scivolata, perde il duello, Bentivegna ce l'ha sul mancino, lo carica, si alza, Bentivegna col destro, tutti gli altri in mezzo, parte Bentivegna, teso al centro, sul palo, poi Aurelio, fermato sulla ribattuta, rimangono a terra Viscovo e Carini. Qualche scintilla con il centrale dell'Imolese, attacca sulla sinistra Alfano, Ferrara, cross, morbido verso Carpani, Rodio, Rossi e poi Montero con il mancino, deviato da Torrasi in calcio d'angolo, la chance del Fano. Terzo e quarto cambio dell'Imolese, parte Urso, morbido sul secondo palo, il colpo di testa Rossi, poi la palla di Bagnini traversa e poi in qualche modo Cason allontana l'Imolese, Sarli, contropiede, Tommasini, fermato, cambia il gioco verso Cason. C'è Amadio da servire, eccolo, sulla tre quarti, Amadio, apertura per Sarli, cross teso di prima, Montero di testa, sopra la traversa di pochissimi centimetri. Cargnelutti è in ritardo, Cerretti però non lo riesce a saltare, Rondarini controlla, va in mezzo per Masala, che stacca di testa Masala, 1-0 Imolese, a 8 dalla fine, Alessandro Masala fa 1-0. Controlla con il destro, Carini lo ferma e qui forse il giallo ci stava tutto, Nepi scintille e qui la mischia si accende a centrocampo con Nepi che va a inseguire Torrasi che rischia tantissimo perché è già ammonito e Nepi si libera di Rondarini, ammonizione per Nepi, ammonizione per Torrasi, già ammonito e espulso, Imolese in 10 in questo finale, inutile anche il doppio giallo preso da Torrasi, non serve, Sarli controlla e lo rimette lungo per Montero, Rinaldi sbaglia il tempo, Montero in area di rigore, Montero 1-1, il pari del Fano al 43esimo minuto, tutto è riaperto, tutto è possibile in Serie C, e il 5 di passione per i tifosi di Imolese e Fano in questa pazza Serie C, in questa finale di ritorno play-out, Barbuti, Rossi, straordinario, torna indietro, Cargnelutti, posizione centrale, cross morbido per Montero, la sponda, Montero, sparatissimo, stanno per scadere i 5 di recupero, ma c'è l'ultimo assalto, anzi no, perché l'Imolese salva, pareggia 1-1 e rimane in Serie C in un pomeriggio da brividi al Galli, ma il Grifone rimane tra i professionisti, e retrocede il Fano a cui non basta il doppio pareggio nel doppio confronto diretto con l'Imolese per rimanere.